compagnia di Robocar Poli. Coraggiosi, ingegnosi, sono un fantastico team. Aiutare e salvare chi è in difficoltà. Questo è il sogno che ognuno di loro ha. Poli! Coraggioso più che mai. Rai! Forte anche in mezzo ai guai. Ember! È davvero dolce, sai. Ellie! Guarda come vola su nel cielo blu. Il risultato è assicurato. Robocar Poli risolveranno qualunque danno, puoi starne certo, è così. Affiatati, organizzati, Robocar Poli, la squadra che ti aiuta. Quello smemorato di Max. Buongiorno. Ciao, Dab. Eh? È quello? Da dove arriva? Credevo mi avesse detto di portare degli altri tronchi. Sul serio? L'ho detto io. Me l'ha detto Max. Che cosa? Ricordo che gli ho chiesto di portare un po' di tronchi dal cantiere alla segheria. Max! Perché mi hai chiesto di farlo? Oh no, davvero te l'ho detto? Scusa, Dump. Ascolti, signore, sa di non poter contare su Max per le cose importanti? Purtroppo se ne scorda. D'accordo, Max, non dovrà ripetersi mai più niente del genere. Sono davvero dispiaciuto. Max! Ciao! Ciao, Ellie. Hai l'aria triste, va tutto bene? È solo che ho una pessima memoria. Sul serio? Dump oggi è finito nei guai ed è stata tutta colpa mia. Così non va bene. Ci sono! Credo di poter risolvere il tuo problema. Dici davvero? Inizia a usare il metodo Ellie. Esiste un metodo Ellie? Sì, è molto facile. Ad esempio, se devo ricordare aerei e uno, invento una breve frase. Gli aerei sono il mezzo di trasporto numero uno. Hai capito? È più facile ricordare una cosa anziché due. Oh sì, così è molto più facile. Anche tu dovresti provare. Grazie, Ellie. Sei a posto, Poli? Oh. Grazie, Jean. Sei tu il prossimo, Roy. Ah. D'accordo. Dov'è la chiave inglese? Oh? Ma era qui un minuto fa. Oh. Oh. Ellie! Credo che anche Jean debba imparare il metodo Ellie. Esiste un metodo Ellie? Non troverò la mia chiave inglese con quello sciocco giochino per la memoria. Ne sei certa? Controlla nel primo cassetto. Oh! Eccola! Wow! Ricorro al metodo Ellie per ricordarmi dove Jean tiene le sue cose. Finora è stato infallibile, ha funzionato in ogni occasione. Ma tu hai detto che è sciocco, quindi forse non vuoi che io te lo insegni. Bene, ciao! Aspetta, devi insegnarmelo, Ellie! Max! Che cosa succede? Ha bisogno di me? Beh, a dire il vero, io... va bene così, non preoccuparti. Stia tranquillo, non dimenticherò più niente, non sarà come la volta scorsa. Mi dica che cosa vuole che faccia. Mi chiedevo se riusciresti a far venire tutti in Via delle Mele per l'una domani. Via delle Mele a l'una domani. Non te lo dimenticherai, vero? È molto importante. Non si preoccupi, lo comunico io a tutti. Una riunione in Via delle Mele a l'una. Quindi, quello che devo ricordare è Via delle Mele e il numero uno.
D'accordo. Le mele sono il mio frutto preferito e sono il numero uno. È facile, come ha detto Ellie. Ciao, ragazzi. Ciao. Domani presentatevi in Via delle Mele a Luna. In Via delle Mele a Luna? Aspetta, sei sicuro che sia giusto? Ne sono del tutto certo. Buongiorno, signor costruttore. Buongiorno anche a voi. Cominceremo non appena arriverà Max, d'accordo? Le mele sono il mio frutto numero uno. Le mele sono il mio frutto numero uno. Ciao, Annie. Ciao. È buona la banana? Le banane sono il mio frutto preferito numero uno. Oh, bene, sono molto buone. Va bene, Annie. Buona giornata. Arrivederci, Max. Le mele sono buone, la 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 la. Oh, quale devo scegliere? Il mio frutto preferito numero uno. Le banane sono il mio frutto preferito numero uno. Ci sono! Il numero uno sono le banane. Imbocco Via delle Banane. Gli altri non sono ancora arrivati. Abbiamo quasi finito e Max non si è ancora fatto vivo. Perché non è venuto? Anche questa volta se ne sarà dimenticato. È così. Devo aver schiacciato un pisolino. Dove sono gli altri? Che cosa succede? C'è un incendio! Fuoco! 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 L'intera foresta prenderà fuoco! Che cosa faccio? Pensa, Max, pensa! Darò l'allarme alla squadra di soccorso! Dell'officina. Ellie, è giunto il momento che mi segni il metodo, Ellie. Vai a chiedere a Max. Mi hai detto che è sciocco. Devi chiedere a Max. Esatto. Mi ha detto che aveva dei problemi di memoria e io gli ho insegnato il metodo, Ellie. Allora, beh, andrò a chiederlo a lui. Qui è la squadra di soccorso. Sì. Venite in fretta! La foresta va a fuoco! Che cosa? Dammi la tua posizione, così possiamo correre in tuo aiuto! Non so dove mi trovo di preciso! Non abbiamo tempo di cercare in ogni foresta di Broomtown! Devi pensarci! Non me lo ricordo! Ehi, Max! Sai dirmi che cosa hai visto lungo la strada? Fammi pensare! Oh, sì! Ho visto Annie che mangiava una banana in giardino! Ha detto che la banana è il suo frutto preferito numero uno. Oh, sono a Via delle Banane! Ora me lo ricordo! È a Via delle Banane, vicino alla foresta delle civette! Ben fatto, Max! Resta lì! La squadra di soccorso sta arrivando! Farò meglio ad andarmene di qui all'istante. Non ho nessuna via di fuga. Oh!
Polly! Ellie, tu va a salvare Max. Agli ordini. Ciao, Max. Ciao, Ellie. Non ti preoccupare, Max. Ti tireremo fuori di qui. Va bene. Roy, io e Amber ci occuperemo delle fiamme più piccole. Tu puoi occuparti di quello. Certo. Il vento peggiora la situazione. L'incendio divampa in tutta la foresta. State indietro. Me ne occupo io. Qualcuno era venuto in campeggio, ma non ha fatto molta attenzione. È importante controllare che il barbecue sia sempre spento. Hai ragione, poteva andare peggio. Per fortuna c'era qui Max. Il suo pronto intervento ha salvato l'intera foresta. Sì! Grazie davvero, Max! Mm-hmm. Complimenti, Max! Il metodo Ellie ti ha aiutato a ricordarti dove fossi. È più semplice ricordare qualcosa quando raggruppi i pensieri. Grazie mille, ragazzi! Sento che d'ora in avanti non dimenticherò più niente. Non è affatto difficile. Potrei andare nel posto giusto all'ora dell'appuntamento. Mi pare che oggi avessi qualcosa di importante da fare. E cosa credi che fosse? Non me lo ricordo. Che cosa? Siamo alle solite.